Buongiorno, oggi faremo vedere come si fa prima cosa l'impasto del pane e con l'impasto del pane faremo un coccodrillo proprio con l'impasto del pane, cioè con questo impasto si possono fare diversi tipi di animali, di forme, quello che uno vuole. Allora, l'impasto del pane è simile a quello della pizza, quindi lo sapete fare sicuramente. Allora, io vi dico la dose è 1 chilo di farina, quella forte, quella per la pizza, 20 grammi di sale, 40 grammi di lievito di birra, 100 grammi di margarina e un pizzico di zucchero per dar colore al panino quando esce dal forno. Allora, la cosa più importante è che per fare o gli animali o le forme con la pasta del pane, prima di andare al forno non deve essere lievitato, cioè viene spianato. Per dire adesso noi faremo il coccodrillo, viene spianato il coccodrillo e subito al forno alto, così lo blocca, perché se si fa lievitare si deformerebbe. Adesso la mia collega, che è specializzata proprio per queste cose, vi farà vedere come si fa. Ed ecco qui la mia collega che vi spiegherà come si fanno gli animali con la pasta pane. Buongiorno a tutti, oggi vi farò vedere come fare il coccodrillo. Allora, iniziamo dalla testa, facciamo una piccola pallina rotonda che poi andremo ad ovalizzare per fare la testa del coccodrillo, così anche un po' più magretta magari. Ok, per il corpo partiamo sempre dalla pallina, poi andiamo ad allungarla tipo salametto e alla fine la schiacciamo di più per fare la nostra coda, così. Ora prendiamo la testa e la attacchiamo al corpo, tanto poi andando in forno resterà attaccata automaticamente. Ok, e qui abbiamo il nostro corpo. Per fare la criniera usiamo una forbice, magari non rotta come la mia, e facciamo dei semplici tagli al centro, così, fino quasi alla fine della coda. Ok, e andiamo anche sulla testa. Ok, ora con le dita li alziamo e li schiacciamo un po' di modo che restino in piedi anche durante la cottura. Ok, per fare gli occhi facciamo 2 semplici palline piccole e le attacchiamo così. La bocca, stesso procedimento della criniera, con le forbici andiamo a fare un taglio a metà della nostra bocca, la modelliamo schiacciandola un po'. Ed ora ci facciamo i dentini, sempre facendo piccole palline che poi faremo ovali, così. E lo facciamo da, le mettiamo da entrambi i lati. Ok, ci siamo quasi. Così. Ora la parte di sopra la rimodelliamo appoggiandola delicatamente ai denti. Ok. Per le zampe, stesso procedimento, facciamo un salamotto di pasta, così, per le zampe dietro, per le zampe davanti, stesso procedimento. Ok, alziamo il nostro coccodrillo e le appoggiamo quelle dietro
e quella davanti. Leggermente piegate, schiacciamo le estremità, così, e con il coltello andiamo a fare le dita del nostro coccodrillo. Con un coltello alla malicia, possibilmente, gli facciamo tre tagli su tutte e quattro le zampe. Ok, poi le andiamo ad aprire, così durante la cottura si vedranno le nostre zampette, così, una a una. Tagliata. Ok, il nostro coccodrillo è quasi pronto per andare in forno. Sistemiamo la coda, gli facciamo prendere un po' di movimento. Ok, gli occhi sono a posto. Per dargli la maggiore lucentezza e luminosità gli mettiamo, lo spennelliamo con dell'uovo sbattuto lungo la criniera, il corpo e la testa, zampe, e ci siamo. Il nostro coccodrillo è pronto per andare in forno senza lievitare. Ok, adesso lo spostiamo sulla teglia con la carta da forno o precedentemente imburrata se non abbiamo la carta da forno, facendo molta attenzione a non deformarlo. Ok, e gli facciamo prendere la forma che desideriamo noi. Riapriamo le zampette che si sono chiuse. Ecco, possiamo anche spennellarlo quando è già nella teglia, così non rischiate di fare quello che ho fatto io. Ok, il nostro coccodrillo. Ok, ora vediamo quando per andare in il prodotto finito. Allora, questo è il coccodrillo finito, uscito dal forno. Vedete le zampe. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.